Liberi.tv Roma, siamo al 11° congresso di Radicali Italiani, è la seconda giornata e siamo in compagnia di Roberto Gaudioso, tesoriere dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli e di Emilio Martucci. Prima domanda, come sono le impressioni, le vostre impressioni di questo congresso? Se ci sono state delle reazioni magari alla prima relazione del segretario Mario Staderini, quella di Michele De Lucia, oppure non lo so, altri interventi tipo quello di Marco, eccetera. Parto da Roberto e poi subito dopo passiamo a Emilio. Buonasera a tutti. Allora, il congresso è iniziato secondo me un po', come dire, un po' in sordina. Adesso si sta animando un pochettino, vedo più facce, c'è una buona partecipazione. Da questo punto di vista numerico forse siamo anche in crescita rispetto all'anno scorso, è probabile. E sarà per la location Roma invece di Chianciano? Forse abbiamo fatto anche un po' di iniziative a livello locale che ci hanno premiato, nonostante diciamo gli scarsi risultati in realtà, nel senso che comunque non ce l'abbiamo proprio fatta per Roma si muove, però è probabile che l'idea forse alla fin fine è stata vincente. Forse. Sì, premiante sicuramente. Sì, comunque ci sono molti che hanno conosciuto la nostra realtà che prima non la conoscevano minimamente, proprio adesso noi abbiamo fatto il nostro 76° iscritto, che ci ha confessato, è un peccato abbastanza grave, che era un militante della Democrazia Cristiana. Ah, e però, scusa, è una cosa molto grossa e importante. Sì, 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 ci ha anche detto che prima c'era la libertà con la Democrazia Cristiana, vabbè, però vabbè, lasciamo perdere queste cose. Sono cose di opinioni, però noi, diciamo, noi da radicali, da napoletani radicali, accogliamo sicuramente tutti, ed è un'esperienza che abbiamo fatto in modo totale, soprattutto in quest'anno, con la nostra lotta sull'amnistia, con l'antiproibizionismo, diciamo che abbiamo raccolto e abbiamo conosciuto anche persone molto eterogenee, abbiamo portato delle nuove tessere, delle prime tessere radicali italiane, che secondo me sono importantissime, le prime tessere sono importantissime, abbiamo in particolare una prima tessera che è una... Un vanto? Ah? No, un vanto? Un vanto sì, perché una militante è fantastica proprio, Angela Miceli, che ha preso una tessera radicale italiana ed ha superato la nostra colonna Francesco Tramontano in quanto presenze ai tavolini, militanza, si svegliava alle 5 del mattino per andare sotto Poggio Reale, per stare lì alle 6, però diciamo c'è stato un impegno enorme, veramente enorme, e da parte di tutti. L'associazione è cresciuta, quindi per me è stato un anno veramente importantissimo e direi quasi magico. Mi dispiace, ecco, ieri ne parlavamo in privato e te, mi dispiace che di questo spirito ne ho visto poco, soprattutto all'inizio. Io mi aspettavo dai dirigenti una via in qualche modo e ho trovato anche per alcuni punti, ho trovato anche degli suggerimenti interessanti. Però poi ci si dice forse Radicali Italiani non è la sede adatta per, non è adatta per. E vabbè, però un iscritto che dovrebbe fare, allora che ci sono a fare qui? Io, guarda, dal mio piccolo vedo che invece le iniziative che fate, visto che le seguo su Facebook, le seguo sul sito dell'Associazione per la Grande Napoli, che è www.associazioneperlagrandenapoli.org, no? www.perlagrandenapoli.org. Ah, perlagrandenapoli.org, si vede che comunque fate i militanti, nel vero senso della parola, è quello che dovrebbero fare molte altre associazioni, indipendentemente dall'appartenenza magari a Radicali Italiani, anche perché nel sud sicuramente l'Associazione Radicale per la Grande Napoli è forse il fulcro che rappresenta i radicali al sud, almeno per il momento. Sì, lo possiamo dire con orgoglio, sicuramente diciamo, c'è stato anche diciamo, in qualche modo in quest'ultimo periodo anche una politica, in questo posso dire, sudista in un certo senso, dal punto di vista transnazionale rispetto per esempio alla schiavitù in Mauritania. Noi ci siamo occupati, abbiamo adottato un caso che diciamo nel 2010 era stato in qualche modo adottato tra virgolette dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, in particolare una delegazione di radicali composta da Pannella, Perduca e Mekac si è recata in Mauritania per liberare Biram, che era stata imprigionato per una manifestazione pacifica.
quest'anno invece, in aprile del 2011, era stato arrestato perché aveva bruciato dei libri, dei testi di una scuola teologico-giuridica, una delle quattro scuole teologico-giuridiche dell'Islam, dei testi malichiti, ed era stato arrestato per 5 mesi, torturato, aveva già delle patologie, e noi ci siamo occupati, ci siamo attivati subito per trovare, diciamo, qualcuno che in qualche modo sostenesse le nostre denunce internazionali e anche nazionali, perché in Mauritania la schiavitù ormai è illegale e anche criminalizzata, però viene comunque praticata da un'elite arabo-berbera ai danni della popolazione nera africana. Quindi noi ci siamo attivati subito e penso che, diciamo, coerentemente con tutto il percorso che abbiamo fatto, che Emilio ha spiegato bene in commissione, diciamo, abbiamo in quel senso, siamo passati da un discorso nazionale a un discorso transnazionale, e lo posso dire con orgoglio, ci siamo riusciti, siamo stati compatti e siamo... A questo punto io passerei la parola a Emilio, perché vorrei sentire da parte sua cosa ha detto nello specifico. Allora, no, partecipando alla commissione seconda, quella con Marco Perduca, abbiamo analizzato un attimino qual è la situazione della giustizia, in particolare con particolare riguardo a quella che è la giustizia all'interno dei penitenziari, lager della nostra città e della nostra regione che abbiamo visitato, e abbiamo constatato sostanzialmente che la popolazione, oltre al sovraffollamento carcerario, eccetera, tutte le ahimè solite questioni che noi radicali abbiamo portato in auge sicuramente, diciamo, che la tipologia, no, di detenuti è per lo più legata a reati legati alla tossicodipendenza e all'immigrazione. Per cui quando si dice che Bossi Fini e Fini Giovanardi, che spero saranno oggetto di una proposta referendaria a partire di aprile, bene, quando si dice che non si concedono le misure alternative alla detenzione, è che effettivamente in Campania vi è il tasso più basso di concessione di misure alternative alla detenzione, bisogna senza dubbio far riguardo alla tipologia dei reati. Quando un giudice, e nella specie il giudice di sorveglianza, deve concedere o meno una misura alternativa e si trova di fronte a una tipologia di reato quale un tossicodipendente o un immigrato, e quindi vi è pericolo di fuga e possibile reiterazione del reato, dovendo applicare la legge, perché molto spesso lo stesso magistrato di sofferenza vorrebbe ma non può, allora il problema che noi rileviamo, vogliamo rilevare, sottolineare mille volte, è che il diritto penale è necessariamente espressione della politica criminale in un dato momento storico. Per cui Emilio, io ti faccio una domanda, visto che tu parlavi di tossicodipendenti in carcere, nella politica che il carcere dovrebbe riabilitare, che riabilitazione può dare una persona tossicodipendente in carcere, quando forse dovrebbe stare, dico io, in un centro magari dove ha possibilità in teoria di essere veramente seguito? Allora, io penso che il carcere così com'è non serve a nulla. In carcere, in queste strutture carcerarie, non è possibile né credibile nessun processo riabilitativo, e lo vediamo costantemente tutti i giorni. Cioè, allora o cambia la politica criminale, cioè il legislatore cambia il modo di approcciarsi di fronte ai fenomeni, no? O altrimenti, cioè, non si può andare avanti, perché si deve, secondo me, dobbiamo cercare per strada di convincere la gente a capire che sicurezza sociale, sì, e incremento della penalità, sì, non vanno di pari passo. Quindi, cioè, in determinati momenti storici un diritto penale minimo può produrre senza dubbio più sicurezza sociale.
Quindi se non si vince... Ti faccio un'altra domanda, penso importante. Il problema dei radicali da sempre è l'esposizione che non c'è ai mezzi mediatici. Infatti di carcere si parla poco, quelle poche volte di cui se ne parla anche male. Anche perché forse fa comodo pensare a una persona in carcere, perché al di fuori della società, quindi uno è sicuro, pensa che è tutto a posto. In realtà non è così. Eh beh, non è così perché non è tutto a posto, cioè, ti hai dato stesso tu una risposta, cioè non la situazione così com'è, cioè, è impossibile avviare un serio processo di riabilitazione in carcere, così com'è il carcere ora, è impossibile, per cui una volta, ancora una volta, il nostro leader Marco Pannella ha ragione nel sostenere con forza, con vigore, che l'amnistia allo Stato è l'unico provvedimento di riforma strutturale della giustizia, perché se non si libera, se non si fa uscire il nostro Stato da un evidente condizione di illegalità, e non si può andare avanti. Ma pensiamo anche ai costi delle carceri. Io sentivo l'altro giorno alla radio, anzi forse sì, ieri in radio, Rita Bernardini che parlava dei cioè ogni persona in positivo e negativo, anche perché un detenuto in teoria per mangiare pranzo, cena e colazione sono solo 3 euro, quindi anche la qualità che non c'è in carcere posso immaginare. Riccardo, io ti dirò di più. Io ho avuto la fortuna o sfortuna, diciamo, di visitare il carcere di Poggio Reale insieme a Marco Perduca, insieme a altri compagni che ci hanno dato la possibilità di visitarlo. E parlando con dei detenuti, loro sono costretti spesso e volentieri a comprare di tasca loro delle merci ad un prezzo quasi il doppio rispetto a quello quasi il doppio a quello che pagherei io al di fuori di quella struttura, per cui all'interno delle strutture poi vige tutto un sistema criminale di gestione delle merci. Ma sentivo addirittura sempre Rita Bernardini che diceva sempre in radio che non so in quale carcere un detenuto è morto di overdose, e quindi entra in carcere anche la droga. Il carcere di Poggio Reale non è una novità che è gestito da persone che hanno, come dire, una certa connivenza con la criminalità. Certo, sono parole forti quello che sto dicendo, perché non ho le prove, come direbbe, avrebbe detto un poeta a noi molto caro, diciamo, no? So che esistono delle dinamiche, però non ho le prove, per cui... Però se ci sono dei dati di fatto, e qui parliamo di dati di fatto. Se entra la droga, cioè se i detenuti muoiono di overdose, vuol dire che di fatto la droga è entrata. Comunque ragazzi, il problema serio è capire una cosa, cioè che queste strutture così come sono, concepite così come sono, in queste strutture non si può avviare un serio, credibile, reale processo riabilitativo. Dire un sogno, cioè è quello che era il sogno degli anni 70, poi in un bellissimo intervento che fece il presidente delle camere penali a Napoli, un convegno che faceva, ci ricordo proprio che negli anni 70 il sogno era proprio quello di cercare di creare una struttura all'interno delle quali si potesse concepire un vero e proprio processo riabilitativo. Ora è un sogno, ora è così come è un sogno, per cui ancora più forte dobbiamo rilanciare il problema delle carceri e considerare, visto che ancora non si è tenuto, l'amnistia come unico provvedimento per cominciare a cambiare quella che è il sistema giustizia. Fermo restando che io ripeto e ribadisco che se non si cambia la politica criminale e vi è un approccio diverso alla criminalità, sì, non si va avanti.
Quindi comunque il problema dell'amnistia poi alla fine è collegato col problema della giustizia in genere, quindi anche della magistratura, quindi anche della giustizia a livello base, non parliamo solo di giustizia politica, ma parliamo di giustizia quotidiana. Sì, diciamo che la giustizia quotidiana, cioè io ho a che fare, io non sono fortunatamente, non sono un avvocato penalista, la giustizia civile è ancora più raccapricciante della giustizia penale, cioè, l'unica cosa è che non si vanno a ledere quelli che sono i diritti di personalità. La situazione della giustizia è allo sfascio più totale, cioè i tempi processuali non vanno a rispecchiare quelle che sono le aspettative dei cittadini, cioè per avere un provvedimento di giustizia si devono aspettare anni e anni e anni e anni. La situazione così com'è non va. Il ministro Severino, che io reputo comunque, nonostante tutto, una persona comunque preparata, sbaglia nell'approccio a questo sistema, sia dal punto di vista penale, dicendo che incrementare le pene edittali sia indice di sicurezza sociale, sia andando a Poggio Reale ci va a dichiarare che non si aspettava che tutto sommato Poggio Reale non è così disdicevole come si dice, ma che ha visto il vivo a sapere che ha visto il ministro Severino. Speriamo di farsi un giro nelle... Si è fatto una chiacchierata con la direttrice e hanno aggiustato un po' tutto, perché poi le cosiddette visite ispettive non le fanno come le facevano i radicali, come le hanno fatte i radicali, le fanno sono annunciate, sistemano tutto qua là, mettono a tacere chi vorrebbe protestare e via, tutto va bene, non è così. Cioè, il discorso poi oltre alle carceri sarebbe da farlo anche sui CIE, che lì, a parte, si dice sempre una frase che diceva i carceri sono discarica sociale, ma i CIE lo sono altrettanto. Questa domanda la vorrei fare a Roberto Gaudioso. I CIE ricordano i lager realmente, proprio non ci sono altri termini, anche poi siamo stati anche richiamati per le nostre, per una serie delle nostre politiche riguardo alle nostre politiche sull'immigrazione, alle espulsioni per esempio anche diciamo di massa e tutto il resto. In realtà il nostro Stato, dalle carceri ai CIE, agli OPG che adesso devono chiudere, sembra, cioè, che proprio rimuove la nostra società, il nostro Stato, rimuove tutto ciò che non vuole vedere, tutti gli argomenti scomodi in qualche modo, e ce ne accorgiamo anche nella comunicazione. Tu hai fatto prima, hai chiesto ad Emilio la comunicazione, perché i radicali sono fuori? Ma i radicali sono fuori, viva Dio, siamo fuori, grazie, siamo fuori perché siamo fuori da questo stato di cose e ci dobbiamo restare fuori, perché non possiamo stare dentro a parlare di in un certo modo di carcere, quindi non posso, non la nostra modalità. Diciamo che i radicali hanno mantenuto una certa integrità rispetto ad altri contesti. Io adesso non voglio parlare di Report e di Di Pietro, però no, ma noi io ricordo, diciamo, i pregiudizi sui radicali. Noi manteniamo la nostra integrità di puttane. Noi siamo non siamo un partito ideologico, siamo un partito di idee. Troviamo i nostri compagni di percorso, poi gli altri ci lanciano le fattue, fanno finta di non capire perché devono mistificare e falsificare sia la nostra storia sia le nostre politiche. Veniamo anche derisi qualcuno prende anche sputi. Qualcuno prende anche sputi, qualcuno prende i tavolini che volano, qualcuno prende dello sputo. Ah beh, quello sicuramente. Il riflesso dello sputo, qualcuno si prende qualche parolaccia. Va benissimo. Va bene finché, diciamo, la società ci reputa qualcosa da mettere totalmente fuori. Allora, finché, diciamo, la società non ha proprio voglia in qualche modo di identificarsi non col diverso, non parliamo dell'Africa che è così lontana, poi sono negri, capito? Lo dico da africanista. Ma, guarda, i diversi, poi lasciamo perdere.
ma anche con proprio col vicino di casa. Cioè, un radicale, stanno a Roma, a Torre Argentina, al centro dell'Italia, ci sono sempre stati, sono il partito più vecchio, però non possono spiegare la loro politica. Pannella, un messaggio video, un convegno organizzato dal Fiore Uomo Solidale e Alma Mundi, al quale abbiamo partecipato anche noi, e sul caso Biram della schiavitù in Mauritania, quello che ricordavo prima, ha ricordato dello schiavismo italiano. Schiavismo italiano nel senso delle carceri, di condizioni, nel senso anche di condizioni, poi anche se vogliamo allargate, lo schiavismo moderno, ma schiavismo anche rispetto ai cittadini italiani, lesi nella loro dignità di cittadini, perché non possono sapere. Non possono sapere non solo dei radicali, che cazzo se ne frega dei radicali, non possono sapere delle politiche che facciamo. E le politiche che facciamo, a parte diciamo alcune cose, sono, diciamo, rispetto ai diritti civili, sono totalmente in qualche modo di respiro transnazionale rispetto ai diritti umani, anche perché l'Italia ancora, per esempio, non c'è ancora nemmeno il reato di tortura in Italia. Di cosa parliamo? Siamo in un ritardo mostruoso, ma anche non c'è la discussione, cioè non è il problema ritardo. Io pensi che possa essere una questione a questo punto, perché in teoria tu stai dicendo che i radicali sono gli ultimi tra gli ultimi, a me sembra di capire questo, quindi in teoria effettivamente si parlava sempre di chiesa che dovrebbe essere dalla nostra parte per determinate battaglie, che sono comunque battaglie di civiltà e non dico di laicità perché magari la chiesa non lo potrebbe mai fare, però di certo siamo vicino agli emarginati, alle persone che vengono scansate dalla società comune, quindi i tossicodipendenti, quindi i carcerati. Non dovremmo essere come radicali, almeno da questo punto di vista che riguarda il sociale, più visibili e più evidenti, almeno da queste persone tipo i cattolici? No, no, non lo possiamo, non possiamo, almeno adesso, a conti fatti, adesso, non è possibile. E non è possibile in nessun caso, né cattolici né rispetto alla società italiana, ma nel senso non perché voglio tirarmi io fuori, assolutamente, noi cerchiamo in ogni momento, ogni secondo cerchiamo di comunicare e di farne anche un solo iscritto o un solo militante per noi è oro, oro puro proprio, per noi, noi siamo 76 iscritti adesso, siamo diciamo una quindicina di militanti. Però 76 iscritti sono tanti, e c'è da dire anche che comunque per il contesto in cui vivete voi, che è Napoli, che è il sud, è anche un bellissimo numero. Certo, ma noi ci siamo impegnati grazie al lavoro dei dirigenti, che sono partiti con un gruppo di 3 persone, è cresciuta piano piano questa associazione. Però ci tenevo a rispondere alla domanda che mi hai fatto tu. Mi avete invitato a un convegno che si chiama Teologia della liberazione omosessuale. Sì, mi pare di sì. Guarda, io per ovviare, visto che purtroppo sono di poca memoria, me lo sono segnato qua, sì, dove si parlava praticamente di John McNeil, il sacerdote gay che intende difendere i diritti civili degli omosessuali a Napoli il 30 di ottobre scorso. Esatto, ma magari John McNeil. Il problema è che la discussione era molto più bassa rispetto al personaggio che andavamo illustrando. Spiegami perché sono proprio curioso di questa. Cioè, di laicismo non proprio, ma nemmeno lontanamente. Il problema non si chiede del laicismo agli altri, si chiede però a questo punto se il percorso può essere fatto insieme, di rispettare la loro legalità, ecco, la loro comunione, il loro perdono, il loro star vicino agli ultimi. Io sono, per mia cultura, per mia formazione personale, sono legato alla lettura di Pasolini, che faceva dei radicali, quella di identificarsi col diverso. Loro, in questo gruppo, si chiama Ponti Sospesi, io li ho invitati, spero che, visto che sono napoletani, spero che potremmo vederci per altri incontri, noi non ci precludiamo a nulla, siamo proprio delle grandi... Siete aperti soprattutto. Sì, siamo apertissimi. Però voglio dire, visto che, come dire, loro si chiamano Ponti Sospesi,
di che tipi di pod stiamo parlando? Cioè, nel senso che non sospesi perché è qualcosa di totalmente individuale, chiuso, va bene, però se è un percorso sociale, io penso che almeno il nostro metodo c'entra tantissimo. Siamo, diciamo, un partito transnazionale, almeno dal punto di vista ideologico, qui siamo radicali italiani, però voglio dire, le nostre idee vengono e siamo formati in un certo modo, anche le politiche radicali italiane, anche in Napoli, come illustravo prima. Mi lascia perplessa un po' la cosa di questo tipo di associazione che si rivolge. Non mi lascia perplesso perché di paternalismo e idea di fratello, ciao fratello, cioè sorella, si vede tutti i giorni nella società. Non mi lascia perplesso, proprio mi è totalmente chiara. Sì, sì. E mi fa paura, non mi piace, non è questo che io cerco nell'identificarsi col diverso, non è un'idea pregiudizievole, cioè io vedo Emilio, mi piace per qualche aspetto, non lo conosco e inizio ad avere alcuni atteggiamenti di Emilio oppure alcune cose, non è questo assolutamente, è qualcosa di molto più rigoroso e penso che noi radicali in qualche modo, con lo studio, con la volontà, con l'impegno, con l'amore, lo studio è anche lo studio lo studio è amore, è amore, dedicando la nostra vita, ma non in modo paternalistico, cioè vincere con, è questo. Io avevo dei dubbi, ma stupidi, riguardo al transnazionale, nel senso che quando mi stavo avvicinando ai radicali, parlo di qualche anno fa, e dicevo, tutte queste politiche transnazionali vengono fatte per conto di, cioè noi vinciamo all'ONU, però facciamo, no. Ho scoperto invece no, che noi facciamo le lotte, le facciamo insieme a con, quindi vinciamo con. E quindi io sono totalmente radicale. A questo punto io, siccome il tempo diciamo stringe, io volevo chiudere con un invito, visto che il 15 dicembre c'è una data importante, diciamola, e invitiamo più persone possibili a venire. Dove? A Napoli, all'Hotel Terminus, dalla mattina, che sicuramente ci sarà un convegno, ancora non è definito nelle minime, però per tutta la giornata, il 15 dicembre, c'è il congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Che è aperto a tutti, non soltanto alle persone del sud, non soltanto alle persone del centro, ma anche alle persone del nord che vogliono comunque... Cristiani, musulmani, eterosessuali. Anche i calabresi. Anche ma i calabresi verranno, guarda, Liberi TV te lo dico già da adesso che verrà, io verrò sicuramente. Poi non so chi riuscirò a salire, io poi sono iscritto dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, quindi spingo anche gli altri a iscriversi. Iscrivetevi, ne abbiamo bisogno, è veramente pochissimo. Ma serve per fare anche un rilancio della politica radicale nel sud e questo è un buon esempio, perché io e Cristiano parliamo spesso di poter fare qualcosa insieme, magari cercare un coordinamento al sud e cercare di rilanciare un pochettino queste politiche che sono fondamentali e di cui nessuno parla. Diciamo che, vedi, il vostro simbolo è il sole. Il sole spunta dal sud, diciamo che è una rinascita quotidiana e diciamo che i nostri amici web ascoltatori che ci ascoltano speriamo sempre che siano di più e l'appuntamento è al 15 di dicembre, congresso del Partito Radicale per la Grande Napoli. Grazie ancora a Roberto Gaudioso e a Emilio Martucci. Logicamente ci rivedremo. Questa è soltanto una prima parte. Fino alla fine del congresso mancano ancora 2 giorni, quindi vi voglio sapere le vostre sì, i vostri interventi, insomma. Grazie Roberto. Grazie a voi. E grazie Emilio. Grazie a voi.